Diciamo la verità che non vedevamo l'ora perché i musei, assieme a tante altre realtà, anche realtà economiche naturalmente, ma hanno sofferto tanto di questo periodo di chiusura e anche tanto di non poter ospitare visitatori, anche famiglie, bambini, per cui sta ripartendo anche la didattica in tutti i musei della rete, dei musei civici dove siamo ora, al Museo Rossini, agli altri ambiti, la pescheria, insomma, per poter vivere sempre di più dopo questo periodo di chiusura i musei, chiaramente limitato per ora al lunedì e venerdì, nel nostro caso nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, però una bella opportunità, così come un'opportunità a tornare a vivere questa mostra, che non a caso abbiamo prorogato a questo punto per tutto il mese di febbraio, poi i musei cambieranno pelle, lasceranno spazio alle celebrazioni per i 700 anni di Dante, ma appunto l'opportunità di continuare questo viaggio iniziato quest'estate in realtà nella storia d'Italia attraverso la canzone, quindi in un viaggio che inizia simbolicamente con il 1958 con il blu dipinto di blu di cui proprio ieri era l'anniversario con Mister Volare Domenico Modugno e si conclude col 1982, l'anno dei mondiali di Spagna, ma anche un anno chiave nella lotta al terrorismo, quindi anche un momento in cui l'Italia si è ritrovata in un momento di massima difficoltà, come lo è ora a causa della pandemia, ma ha trovato anche in quel caso nello sport un motivo di unità nazionale, di orgoglio per ripartire. Questa mostra è un viaggio incredibile perché parte appunto dal 58, il boom economico, come sentiamo anche un po' l'epopea dell'esercito e del surf, ma attraversa anche i momenti di difficoltà del paese, così come le lotte sociali, un bellissimo esperimento, un bellissimo lavoro anche da condividere con i nostri studenti. Speriamo in questo mese di riuscire a avere anche alcuni di questi, ma comunque anche un lavoro didattica video lo porteremo avanti per poter dare una vita ulteriore a questa mostra che è ricca di contenuti. Abbiamo qui anche una MotoB Imperial Sport una 125 del 66 che è stata messa a disposizione molto gentilmente dal Museo Benelli, museo che fa parte anche del circuito museale della città e quindi contribuisce in questo racconto che è fatto di oggetti, fatto di immagini, fatto di storie, di sensazioni, anche a raccontare uno sviluppo del design, uno sviluppo delle moto, uno sviluppo della produzione tecnica e industriale di cui Pesaro, insomma, non solo per la moto, ma in gran parte anche per la moto, è piena protagonista. A Pesaro non solo i musei civici, riapre anche il Museo Nazionale Rossini e Casa Rossini. Quali le misure per rispettare la sicurezza e appunto le misure di sicurezza anti-Covid anche nei musei? Sì, il Museo Nazionale Rossini, che peraltro ospita la seconda parte di questa mostra, qui si ferma agli anni 60, mentre il Museo Nazionale Rossini si parte dagli anni 70 fino al 1982. Casa Rossini riapre contestualmente, le misure sono quelle solite, cui eravamo abituati anche quest'estate, quindi ingressi contingentati, gradite le prenotazioni, soprattutto eventualmente per dei piccoli gruppi organizzati o per visite guidate, per, insomma, rivolgendosi a Pesaro Musei, insomma, il sito è pesaromusei.it, ma insomma i luoghi sono tutti costantemente presidiati, si hanno tutte le informazioni, ma insomma l'importante è evitare gli assembramenti, anche per questo un orario spalmato nel pomeriggio lo consente in maniera più appropriata, però insomma non ci spaventa questo aspetto, anche perché le misure di sicurezza sono più che rodate da quest'estate.